Buonasera e benvenuti a tutti e grazie all'ambasciatore italiano e al nuovo console di Adelaide, dottoressa Roberta, che ha voluto e mi ha accolto vivamente in questa sala e devo a lei la mia presenza qua e ringrazio molto Sara Potenzi che ha collaborato attivamente e ringrazio soprattutto coloro con i quali sono venuto, gli avellinesi, gli italo-australiani, con i quali ho stretto già rapporti di confidenza e di amicizia e spero di ritornare in questa città. Il termine germe in microbiologia fu adottato e introdotto nella letteratura medica da un naturalista italiano, il gesuita Lazzaro Spallanzani, nel 1780. Egli riuscì a intravedere questi microorganismi con un microscopio di tipo artigianale. The term germ in microbiology was adopted and introduced in medical literature by an Italian naturalist, Jesuit Lazzaro Spallanzani, in 1780. He was able to catch a glimpse of these microorganisms with a handcrafted microscope. Il fenomeno dell'antagonismo batterico era stato visto svariati anni prima dal farmacista italiano Bartolomeo Bizio nel 1823, che lo annunciò e inserì in letteratura, riferendo che se accanto ai batteri si sviluppava una muffa, le colonie venivano inibite e scomparivano. The phenomenon of bacterial antagonism was noticed several years earlier by Italian chemist Bartolomeo Bizio in 1823, who announced his existence and introduced it into the literature, reporting that if a mold was developing in the proximity of bacteria, the colonies were inhibited and disappeared. Negli anni successivi, William Roberts, nel 1874, e John Tyndall notarono che dove si sviluppano dei funghi, difficilmente crescono dei batteri. In 1895, Italian Vincenzo Tiberio, a young physician bacteriologist born in Cepino, like our Steve Malieri, in province of Campobasso, conducted an extensive study of extracts of certain molds. This was published as a short article in the January issue of the Journal of the University of Rome, Annali di Igiene Sperimentale. The article was then accompanied by diagrams, tables, and records of his experiences. He then reviewed his work in another journal called Riforma Medica, which collected foreign articles translated into Italian and was directed by Professor Gaetano Bruno. Comunque, gli impegni militari per la guerra di conquista della Libia che lo allontanarono dai suoi studi e la precoce morte che lo aspettava dietro l'angolo impedirono a Vincenzo Tiberio di proseguire nelle sue brillanti ricerche che non solo anticipavano di 30 anni quelle di Fleming sui succhi di muffa ma ne attuavano anche le possibilità terapeutiche. However, his research was interrupted by his military service in the first war for the conquest of Libya and was then cut short by his premature death. Nevertheless, his brilliant researches not only anticipated by 30 years those of Fleming on mold juices, but also explored therapeutic possibilities. Importanti furono le ricerche di Bartolomeo Bosio, capo dei laboratori di batteriologia della sanità pubblica italiana a Roma. Questi, dopo aver letto gli atti del Tiberio, decise di ripetere l'esperimento. Very important to mention were also the researches of Bartolomeo Gosio, chief of the bacteriological laboratories of Italian public health in Rome. After reading the studies of Tiberio, he decided to repeat the experiment. Grande influenza ebbero le indagini del giovane chimico viennese, ancora studente, Paul Gelmo, che nel 1908 descrisse la preparazione della sulfonamide, che non brevettò. E poi del medico chimico tedesco Paul Ehrlich, premio Nobel nel 1908, che nel 1910 approdarono nella sintesi e registrazione del salvarsan, derivato dell'arsenico, cui seguì il neosalvarsan con ridotta tossicità. Tale composto chimico, primo rimedio antiluetico, fu messo a punto da Ehrlich, fondatore di una nuova branca della scienza, la chemioterapia. The investigation of a young chemist from Vienna, Paul Gelmo, were a great influence. While still a student in 1908, he described the preparation of sulfonamide, but he did not patent it. Also important were the investigation of German physician Paul Ehrlich,
Nobel Prize winner in 1908. In 1910, he achieved the synthesis and registration of salvarsan, an arsenic derivation, followed by neosalvarsan, which had a reduced toxicity. This chemical compound, developed by Ehrlich, was the first antisyphilitic remedy, making him the founder of a new branch of science, chemotherapy. Egli sognava invece un farmaco, una sorta di pallottola magica contro i microbi invasori e nocivi. Instead of a drug, he dreamt of a silver bullet against invasive and harmful microbes. Gli studi andarono avanti e si avvalsero dell'impegno di vari medici, chimici e biologi. Nel 1910, Brodemer interno all'Istituto Pasteur di Parigi. Le ricerche proseguono. Nel 1921 quelle di Liszt e seguite da quelle di Schiller, di Odessa, di Smith. Nel 1922 Alexander Fleming scopre il lisozima. Nel 1924 abbiamo quelle di André Grazia e Sarah Dutt, giovani batteriologi dell'Istituto Pasteur di Bruxelles. Research continued in 1921 through the work of Liszt, followed by Schiller, Odessa and Smith. Then, in 1922, Fleming discovered lysosome. In 1924, more researches were carried out by André Grazia and Sarah Dutt, young bacteriologists at the Pasteur Institute of Brussels. Dovettero passare altri 10 anni, bui, prima che Lord Howard Florey, direttore della Sir William Dunn School of Pathology di Oxford, si persuadesse a dedicarsi a quello che diventò il primo tentativo apprezzabile di tirar fuori la sostanza antibiotica dalla muffa, descritta da Fleming. Another 10 dark years went past before Lord Howard Florey, director of the William Dunn School of Pathology at Oxford, was persuaded to engage in what became the first noticeable attempt to bring out the antibiotic substance from the mold described by Fleming. E ci vollero altri 3 anni di duro lavoro prima di riuscire ad accumulare un quantitativo di farmaco bastevole per un esperimento clinico sull'uomo. Questo grandioso successo scientifico ebbe luogo sempre ad Oxford nel febbraio del 1941. And it took another 3 years of hard work before there was a sufficient amount of the drug for clinical trials in humans. As we will see later, this great scientific achievement took place at Oxford in February 1941. Fu nell'Università di Oxford che Lord Florey, Boris Terchen e company ripresero gli studi, risuscitarono la penicillina e compresero le sue potenzialità, regalando al mondo un rimedio antibatterico mai esistito prima. Il miracolo del XX secolo. It was at the University of Oxford that Florey, Chain and Company resumed these studies, resurrecting penicillin, and realized its potential, giving the entire world an antibacterial remedy that had never existed before, the miracle of the 20th century.